Justin Bieber ed Eminem se la cantano. È scontro tra gli artisti, uno classe 1994, l'altro 1972, con poco o niente in comune, appartenenti, oltre che a generazioni, a mondi musicali differenti. I due fuori classe, capaci di smuovere intere masse con hit finite in cima alle classiche, vedono il rap in modo diverso, praticamente agli antipodi, e ne danno dimostrazione pubblica. Justin Bieber prende Eminem di mira. La polemica non nasce ieri, ma si protrae già da qualche tempo. A scatenare gli animi un post con cui Justin Bieber afferma di apprezzare il collega, ma che ritiene quest'ultimo non sappia più comprendere la musica e i rapper contemporanei. Un commento che viene dopo alcune critiche rivolte da Eminem verso alcuni esponenti avvicinatisi al suo emisfero musicale, destrutturandolo e stravolgendone i principi. A Marshall Mathers 3 questa nuova attitudine non piace e lo ha fatto presente, aizzando alcuni artisti, tra cui, appunto, Justin Bieber, autori di pungenti risposte. Nella fattispecie Eminem ha messo nel mirino certi rapper, ovviamente, attraverso un pezzo, Teringer, inserito in Kamikaze, album pubblicato lo scorso anno. La traccia menziona Machine Gun Kelly, 21 Savage, Lil Xan, Lil Pump, Iggy Azalea, Vince Staples, Lil Yachty e altri ancora. L'icona di Detroit ha lanciato una stoccata contro quei ragazzi attualmente celebri, poco pungenti nelle rime. Collaborazione con Ed Sheeran, pezzo in uscita il 10 maggio. Justin Bieber ha postato nella sua pagina Instagram uno screenshot di The Ringer su Apple Music, in cui ha scritto che apprezza il flusso, ma non il modo con cui attosa i nuovi rapper. Nel frattempo, il ragazzo è alle prese con la campagna promozionale di un nuovo featuring con Ed Sheeran. Il cantante ha pubblicato su Twitter due immagini ritraenti se stesso accanto alla star inglese, con sfondo verde e una enigmatica didascalia, 10. Si è teorizzato dunque che il pezzo possa uscire il 10 maggio prossimo. Anche il manager, Scott Brown, ha, fra l'altro, pubblicato la stessa immagine, leggermente rivista, e annunciato nello scorso mese di gennaio un nuovo disco con Justin Bieber, il quinto, fermo a Purpose, datato novembre 2015. Il cantante aveva rivelato che stava prendendo una pausa dalle scene per sistemare alcuni problemi profondi, per poi apparire a sorpresa sul palco il mese scorso, nel secondo set di Ariana Grande al secondo fine settimana di Coachella 2019. Un'insiderata Blast ha confessato che tutti attendono Eminem abbia l'ultima parola, come già fatto, solo nel recente con Machine Gun Kelly, reo di attaccarlo sul piano personale.